Venerdì 21 maggio. Giovanni 16, 5, 11. Lettura del Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo, il Signore Gesù disse ai Suoi discepoli: «Ora vado da colui che mi ha mandato, e nessuno di voi mi domanda dove vai? Anzi, perché vi ho detto questo, la tristezza ha riempito il vostro cuore. Ma io vi dico la verità. È bene per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado, non verrà a voi il Paraclito. Se invece me ne vado, lo manderò a voi, e quando sarà venuto, dimostrerà la colpa del mondo riguardo al peccato, alla giustizia e al giudizio. Riguardo al peccato, perché non credono in me. Riguardo alla giustizia, perché vado al Padre e non mi vedrete più. Riguardo al giudizio, perché il principe di questo mondo è già condannato». La circostanza del Vangelo di questo giorno è piuttosto drammatica. Gesù dice ai suoi discepoli che l'esperienza eccezionale nella quale li aveva condotti per qualche anno sta per finire e lui ritorna al Padre. Queste non sono certamente parole confortanti per i discepoli, non sono una buona notizia, anzi rendono una situazione abbastanza tesa e difficile. E Gesù si rende conto, dà un nome ai loro sentimenti, la tristezza e il silenzio. La tristezza lascia senza parole neanche il coraggio di chiedere dove vai. Una domanda che non si ha il coraggio di fare, perché forse la risposta potrebbe essere molto esigente. Una domanda soffocata però, che rende tristi. È la stessa esperienza che facciamo noi anche tutte le volte che le circostanze della vita sono diverse da quelle che ci aspettiamo. La tristezza che dice la delusione. Vorremmo fermare il tempo, ma non è possibile. E allora ci chiudiamo nel silenzio. All'inizio del Vangelo i primi discepoli avevano sì avuto il coraggio di chiedere a Gesù dove abiti, ma la prospettiva era quella di una vita in compagnia. Adesso il distacco che sopraggiunge era a sapore del lutto, difficile da gestire. E Gesù ha le parole giuste: se non me ne vado, non verrà a voi il Paraclito, quello che vi sosterrà, quello che vi starà vicino. Alla tristezza dei discepoli Gesù offre il Consolatore. È bello vedere la preoccupazione di Gesù per i suoi, capisce la loro paura, la tristezza, la solitudine e li rassicura. La sua partenza non è un abbandono, ma una nuova presenza, più profonda ed efficace. Presenza e assenza sono i poli opposti in certi momenti cruciali dell'esistenza, momenti in cui avviene un cambiamento, un passaggio di maturazione. Pensiamo alle diverse tappe della crescita, momenti in cui bisogna lasciare una certa modalità di vita per una nuova, più matura. Gesù vuole preparare i suoi a un cambiamento nella relazione con Lui, a vivere una presenza che abilita a vivere come Lui, per Lui e con Lui, testimoni credibili. Buona giornata.